E cavalieri dello zodiaco. Eccola qua. Cosa fa la Pellegrini quando non nuota? Affoga. Seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto. Sono morto come un coglione. Game over, ma tua madre. Io so i Pablo Escobar e il ninja. 50.000 mi piace e ci giochiamo insieme. Io, Favi J, Surri e Anima. Buona visione. What the fuck? Questo è Clash of Minecraft. Bene ragazzi, questo è Epmi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Minigames sul mio canale. Siamo tornati con il nascondino Hide and Seek. E anche oggi per vostra decisione giocheremo dalla parte di coloro che si nascondono. Sapete bene che a me interessa tantissimo quello che pensate riguardo ai miei video. Vi chiedo spesso consigli all'interno dei commenti. E l'ultima volta vi ho detto: preferite che io mi nasconda o che io vada a cercare le persone? Avete ovviamente scritto tutti quanti: step, nasconditi e non farti trovare. Il vasetto è tornato. D'altronde, quando hai una vocazione che riesci ad essere invisibile agli occhi di tutti, fai bene a portarla avanti. Dave McCray e becca. Ma se proviamo a metterci subito qui all'inizio, proprio al centro, siamo tre vasi qui nel mezzo. È ovvio che non mi potrà beccare, no? Questo è un nascondiglio perfetto. Siamo tornati dal nostro viaggio ad Ibiza. Oggi dovrebbe essere uscito sul canale anche il vlog di questi 4 giorni in vacanza. Mi raccomando, correte subito a vederlo e lasciate immediatamente un bel pollicione in su, perché io vorrei fare il nascondino con un gruppo di persone, se possibile. Principalmente avevo pensato a farlo magari, non lo so, insieme a Surri, Anima, Favi J, roba del genere. Se vi va, lo porto volentieri sul canale. E immaginatevi che bordello è, pieno di webcam ovunque, non si capisce nulla. Nascondersi all'inizio della mappa è una scelta abbastanza pericolosa, perché i cercatori nascono lì. Eccoci, infatti, mi hanno appena menato. Vi giuro che non conosco neanche questa mappa. Penso sia la prima volta in assoluto che la faccio. Provo a nascondermi qua. Zitti, buoni, in mezzo alle sedie della tavola rotonda con Re Artù e cavalieri dello zodiaco. Sono nascosto in un posto talmente semplice che al contempo è davvero difficile trovarmi, perché sono in mezzo alle sedie. Qui c'è questa porta che fa da schienale per la sedia, ma che mi copre completamente. Quindi o arrivi dall'altra parte e mi vedi, oppure ciao bello, mi nascondo, ma se mi scopri dove sto va bene, 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 ma non benissimo. Ma lo sapete, tante volte ho pensato a come sarebbe il nascondiglio ai tempi d'oggi, perché quando ero più piccolino io era veramente difficile avere un cellulare. Adesso ci sono tutte le applicazioni per trovare la posizione di un altro cellulare, per far squillare, mandare messaggi, insomma si sgamerebbero tutti in un secondo. E probabilmente sarebbe anche molto meno divertente, perché vi immaginate su Instagram uno si nasconde e scrive: raga, sto giocando a nascondino, si fa una foto e si nasconde in un punto preciso. Quell'altro apre Instagram, trova l'Insta Story, se ti becca immediatamente. Probabilmente vinceremo questa partita, e vincere la prima partita una registrazione non è poco, soprattutto se all'inizio della partita ti avevano sgamato e menato. Dovrei mettere il disclaimer in ogni video: nessun nasconditore è stato malmenato in questo video. Ce l'abbiamo vicino, stiamo attenti, sono in due con la spada di diamante, questi ci fanno male se ci beccano, eh. Eccoci, qualcuno sta venendo nei paraggi, spero non si giri qua, se mi vede è finita. È andato diritto, meno male, ci è mancato poco però, eh. Qualcuno è stato trovato là dietro, sento le botte. Very easy, scrive Calpe99. Lui è un pescatore del Giappone, giapponese, pesca le calpe, e abbiamo vinto. Hiders are the winners. Ah no, è lui che prendeva fuoco, non stava picchiando nessuno. Della serie bruciare dalla disperazione. Ancora questa mappa, ma state scherzando? Vediamo di nasconderci in un punto completamente differente, dietro qua giù a questo schienale mobile, quel che è. Ora vi dirò un po' di consigli che secondo me sono troppo efficienti quando si sceglie il nascondiglio perfetto. Voi dovete entrare non solo nella mente del nasconditore, ma soprattutto nella mente del cercatore. Quando lui varcherà quella porta lì, oppure quell'arco laggiù in fondo, vedrà determinate cose a primo impatto. Vedrà i tavoli con sopra dei vasi, sa che i vasi potrebbero essere delle persone che si nascondono e li picchieranno. Vedrà queste cose qua nel mezzo, che non so bene cosa siano, ed avendo una forma ben precisa si renderà conto che non possono essere delle persone nascoste. La prima cosa che non vedi potrebbe essere la prima cosa che non troverai mai, ed essendo noi dietro a un qualcosa siamo molto più al sicuro di chi magari si mette sopra il tavolo. E per quanto questo possa sembrare un consiglio banale, vi garantisco che non lo è assolutamente. Anche se non lo nego, si potrebbe nascondersi e vincere anche sopra ad un tavolo, perché no? È venuta una piccola idea, qui c'è una specie di percorso di parkour, non è che riesco a salire, no, scherzavo, andiamocene, via 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 via. Ma sapete cosa? Voglio fare una foto di me che mi nascondo per riprendere il discorso che abbiamo fatto prima. La posto su Instagram e voglio vedere cosa succede. Sta battendo il cuore al mio tipo mentre metto la descrizione, vediamo di non farsi sgamare ora, eh. Ho scritto: sapete perché me la rido di gusto? Sto registrando il video
video del nascondino che uscirà più tardi sul canale, perché questo video l'ho fatto proprio oggi. Ma sì, dai, ormai che ci sono, facciamo anche una bella Insta Story. Oh mio Dio, come ha fatto a non vedermi? Mi è saltato sopra. Speriamo di non aver cantato vittoria troppo presto, che c'è Leo Martin lì che sta arrivando. 10, 9, picchia il vaso là sopra, non picchia me perché io sono qua dietro e giustamente non mi vede. Ve l'ho detto che se non vi vedono avete vinto. Con due davanti agli occhi, papero, zumba, papà. C'era pure la piscina in sta mappa, peccato non averla vista. Se vinco per la terza volta consecutivamente in questo video da vasetto, devo fare una statua di un vaso da far parte della serie principale, dai, per forza. Avevi detto che non avresti fatto il pixel art. Va bene, la farò un altro giorno. Ecco la stessa mappa, no, incredibile. Scusate, ma a sto punto, visto che ho scoperto esserci la piscina, mi butto in piscina. Come caspita si raggiungeva però? Dov'è? Eccola qua, bella mia, fatti capanna. Mi metto al centro della piscina. No, raga, vi rendete conto di dove sono? Cioè, sono sott'acqua al centro della piscina e posso nascondermi qua senza problemi. Sono veramente curioso di vedere che cosa succederà. Guarda, c'è un altro vaso lì dietro che sta cercando di nascondersi. Potrei anche passare come il tubo di scappamento dell'acqua, perché no? C'è un solo piccolo problema. Stare nell'acqua significa essere soggetti al pericolo, che se ti trovano sei morto. E tra l'altro, se guardate attentamente, il mio personaggio ogni tanto scorreggia da sott'acqua perché appaiono le bollicine. Pensandoci bene, comunque il mio personaggio tipo sta facendo una gara di apnea, 5 minuti senza respirare. Nemmeno ai mondiali di nuoto succedono cose del genere. Mi riposo qua e se mi chiedi come va, va bene, 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 ma non benissimo. Questa è colpa di Shade che mi ha messo quella canzone in testa e non riesco a togliermela di lì. C'è qualcuno là dietro la colonna, lo vedete? X Shiro, Mila Shiro, vieni a pegliamme. Cosa fa la Pellegrini quando non nuota? Affoga. E tra l'altro ha pure vinto l'oro con una rimonta pazzesca, quindi complimenti, ovviamente si scherza. Laggiù ci sono persone che tirano le pecore, bravissimi. L'importante è che non facciate trovare il sottoscritto, perché voglio godermi appieno questa vacanza in piscina, questo totale riposo. Comunque se vi va potete lasciare commenti riguardo ai miei capelli senza problemi. Eccoci, sta arrivando qualcuno vicino alla piscina, non t'azzardare a buttarti. È un punto così banale, ma così banale che non ci guarda nessuno. Mi raccomando ragazzi, don't try this at home che affogate. No, 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 non lo fare, bello mio, no! L'hanno spinto in piscina, non ci posso credere. Non mi trova. Tra 30 secondi abbiamo vinto e siamo stati a un millimetro dal cercatore, che tra l'altro poteva vederci benissimo, cioè siamo un pippolo lì in mezzo alla piscina. Questo nascondino per adesso è super divertente, quasi uno dei più divertenti dell'ultimo periodo. Cosa vuoi fare? Non ci pensare neanche a buttarti. Poi pensandoci bene, ha perso senza trovare neanche una persona, era veramente scascio e noi abbiamo vinto. Che roba! È lui troppo scarso? Siamo noi troppo bravi? Chi lo sa? 3 partite vinte consecutivamente. Dopo la foto entra Dark Ale e mi scrive: ciao Step. E lui probabilmente ha visto il post su Instagram. Seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto. Ah, grazie a Dio una mappa nuova, una mappa diversa, così non ci nascondiamo sempre nei soliti posti. Ma la cosa importante è rimanere sempre se stessi, ovvero un vasetto. Figa la stanza qua delle pozioni barra libreria. Cos'è? Voglio provare a mettermi esattamente qua sopra nell'angolino. È un punto davvero complicato da vedere, eh. Tra l'altro per raggiungerlo ho anche dovuto fare un pezzettino di parkour, quindi un applauso al sottoscritto. Questa libreria sta provando a venire dove sono io, ma non si è resa conto e non può salirci perché ci sono io. La cosa brutta di quando ti nascondi in un punto perfetto è che dopo un po' ti annoi. Quindi sapete cosa? Io voglio andare a fare un giro. Voglio aiutarli sti cercatori, che li vedo abbastanza nei guai ogni volta. Fammi girare un po' qua, che cosa c'è di bello? Un altro amico come me che sta cercando di nascondersi. E per esempio qua sopra è impossibile prenderne uno, dai. È abbastanza ingiusta questa situazione. Io voglio spendere una parola in favore dei cercatori, che non possono vincere queste partite. Ci sono troppi posti difficili, punti irraggiungibili qua sopra. Come fanno a vedermi? Interrompiamo la serie positiva picchiando le persone? Probabilmente sì, probabilmente non avrei dovuto farlo, ma vabbè, scialla. Aia, ma visto, ma visto, no, 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 no. Tipo qua giù, se io salto in cima, come fa a chiapparmi quello lì? Non mi chiappa mia, va. Sono già qua su. Buona, bello. È sparito. Non mi trova, cioè lui pensa io sia andato di là e invece sono qui. Troppi punti in cui nascondersi, e dire che una mano a coloro che ci cercano gliel'ho data, possiamo dire di no. Lo so che dovrei tirare ogni tanto ste cose per farmi notare, per guadagnare più punti, però non è che abbia tanta voglia. Uno è qua sotto, manco salgono a vedere se c'è qualcuno. Ma dai, è normale che poi non ci trovano. Vogliamo cambiare ancora una volta posto? Ma sì, dai. Oia, no, ho preso una bella spadana nei denti lì. Non mi trovi mai, io scappo e non lo sai, sono morto.
come un coglione. Hai visto fare il gradasso, Step, che t'hanno menato e t'hanno trovato? Ho deciso di interrompere la mia serie di vittorie positive perché sono uno stupido. Va bene così, dai, almeno ci siamo divertiti, siamo andati un po' a giro e adesso concludiamo con l'ultima partita di oggi. The last one! E vi prometto che non prendo il vaso, altrimenti è troppo semplice. Anche se la tentazione è veramente alta, prenderò un Oak Leaves. No, scherzavo, il bookshelf, voglio essere una libreria. È ancora questa mappa! No, vabbè, dai. Qua, sono pari. Mettendomi qua, come fanno a capire che io non sono una vera libreria? Devono picchiarle tutte quante. Già che ci sono, ne approfitto per dirvi queste cose. Trovate nelle cartolibrerie, nei centri commerciali, la linea scuola dei mates. Abbiamo gli astucci, abbiamo i diari, abbiamo gli zaini, abbiamo i quaderni, il sacco portascarpe o lo zainetto comodo per l'estate, se volete riputarlo così. Nel caso in cui doveste comprarli, mi raccomando, taggateci su Instagram. E ora dobbiamo stare attenti, perché qui dietro c'è un tipo che vuole anche lui lo zaino dei mates. Ma è andato sold out e non l'ha trovato. Oi, 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 ci picchia. No, 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 non mi ha preso, non mi ha preso. Come ha fatto a non prendermi? Ha picchiato tutti i blocchi di libreria tranne il mio. È vero, ci vuole anche una bella porzione di fondoschiena per vincere queste partite, eh? Anche conosciuta come culo. Vediamo un po' che non mi vengano a prendere, perché sicuramente il blocco della libreria gli viene segnalato. Ci stanno per picchiare, eccoci, me lo sento. Lo sapevo, raga, no, via, non posso morire adesso, mancano 40 secondi, eh. Ah, mi butto. Oh mio Dio, sono riuscito a scappare, ma sei serio? Mancano 30 secondi, no, non voglio morire. Fuga, sto correndo insieme a loro, ma vi rendete conto oppure no? Soi un ninjas. Io soi Pablo Escobar, è il ninja. No, morire, no. Che disastro. Game over, ma tua madre. Cari amici, questo video di oggi termina qua. Era andato tutto bene all'inizio, ma alla fine ci siamo fatti sgamare. Spero che vi sia piaciuto, se è stato, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete. Se ancora non avete fatto iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video. Da sempre tutto. Ero quasi riuscito a vincere, Maremma Hane.